È una giornata aperta al territorio, è una giornata sull'innovazione, è una giornata piena di cultura, perché come è giusto che sia, noi abbiamo delle tradizioni, abbiamo una storia, questa va valorizzata e va vista sotto la nuova luce dell'innovazione tecnologica. Il Living Lab che abbiamo formato, che abbiamo fondato, di cui siamo partner proponenti, ci induce proprio a creare queste forme di condivisione globale. I ragazzi partecipano, trattano materie che potrebbero sembrare lontane dalla loro vita, ma che diventano assolutamente moderne e coerenti con l'epoca che viviamo, perché fatte attraverso le nuove tecnologie. Quindi avere una statuina che risale a un'epoca molto antica e che è nel parco archeologico di Segesta, e quindi la storia della Madre Terra, cosa diventa per i ragazzi? Diventa un oggetto che loro possono rendere con la realtà virtuale reale, ma nello stesso tempo trovano il mito e apprendono la storia. Quindi abbiamo fatto della storia una materia viva. Ed è quello che a noi interessa fare, perché la cultura va modernizzata, non possiamo pensare di continuare a fare come si faceva una volta, dobbiamo rinnovarci, innovarci per renderci interessanti agli occhi dei ragazzi, altrimenti li perdiamo, e non è questo lo scopo della scuola. Lo scopo della scuola è formare, informare e far crescere oggi il futuro, perché è inutile aspettare domani, il futuro è già oggi. Mi fa particolarmente piacere rendere contemporaneo qualcosa che è veramente antico. Da questi scavi di Contessa Entellina, che è un enclave di una città Elima che fa parte dell'organizzazione del Parco Archeologico di Segesta, abbiamo ricavato questa statuina di Demetra, collegata al culto del grano che gli antichi Elimi veneravano in maniera particolare. L'idea che è partita con un progetto di installazioni e di attività al Parco Archeologico era quella di scansire questa statuina e farla diventare qualcosa di contemporaneo, ma ritornare indietro nell'antico. Quindi da questa statuina noi ricaveremo dei calchi, con questi riusciremo a realizzare dei pupi di zucchero, quelli della nostra infanzia. Questi pupi di zucchero saranno l'oggetto di laboratori didattici per i bambini, ma un modo per sconfiggere l'idea di Halloween e ritornare alle antiche tradizioni di questo territorio. Con la dolcezza speriamo di conquistare i bambini, ma anche i genitori, all'archeologia e a questa storia di identità straordinaria del nostro territorio. Il progetto iHeritage, ICT Mediterranean Platform for UNESCO Cultural Heritage, che è un progetto NECBC Med che si è concluso proprio il 15 di novembre e che ha riguardato proprio lo sviluppo di prodotti multimediali, quindi in realtà aumentata, virtual reality e ologrammi per la valorizzazione e la fruizione dei siti UNESCO. Noi ci siamo occupati del sito UNESCO di Palermo Arabo Norman, abbiamo lavorato su molti manufatti che fanno parte già sin d'ora del circuito e anche sui manufatti normanni che non lo sono. Abbiamo costituito un gruppo interdisciplinare dove ci sono architetti tecnici, docenti di rilievo, e abbiamo fatto le acquisizioni, quindi tramite rilievi strumentali con laser scanner, con luce strutturata o meno a seconda, perché abbiamo lavorato sia sui manufatti architettonici che sui manufatti, quindi sugli oggetti, diciamo, d'arte, chiamiamoli così, quindi acquisendoli e dopodiché proponendo delle ricostruzioni, basandoci ovviamente su documenti d'archivio, su ricostruzioni, diciamo, anche di pittori, diciamo, dell'epoca, su immagini e disegni, insomma, dei viaggiatori, riproponendo appunto delle ricostruzioni che riguardano gli oggetti e i manufatti e facendoli fruire attraverso appunto questi nuovi hardware, quindi i visori, le cardboard, cose che mostriamo oggi qui ad Alcamo. In questa giornata noi cominciamo a far conoscere i frutti dell'impegno profuso da tutti i partecipanti al Living Lab. L'entusiasmo non nasce per caso. Io credo che coloro i quali manifestano questo entusiasmo hanno cominciato a vedere i primi lavori fatti da noi e dai ragazzi che seguiranno le attività. Nulla nasce per caso. Su questo non ci sono assolutamente dubbi. Evidentemente fa parte di quelle che sono le nostre attività. Noi miriamo a formare i tecnici del futuro. Questo è il compito che i Galli hanno sui territori e questo che cercheremo di portare avanti.